Vengono dai quattro angoli della terra e tornano con le valigie piene di prodotti made in Italy. Il turismo proveniente da paesi extra UE, che ha registrato un aumento dell'11% degli arrivi solo in Italia, sempre di più svolge un ruolo chiave per le vendite di moda, accessori e beni di lusso, non solo nel nostro paese ma in tutta Europa. Dall'inizio del 2017 a oggi, Francia, Gran Bretagna e Italia, seguite da Spagna e Germania, sono state le destinazioni preferite dai turisti internazionali, un flusso di arrivi che ha fatto registrare un incremento complessivo del 14% del volume dello shopping tax free in Europa, come ha spiegato Sara Bernabé, country manager per l'Italia di Premier Tax Free, a margine della 22esima edizione del Fashion and Luxury Summit di Panbianco alla Borsa di Milano. Sono tanti, sono i più profittevoli e a lungo andare avranno un margine di sviluppo sempre maggiore. Secondo una nostra analisi che abbiamo condotto all'interno di boutique del lusso moda che lavorano con noi, abbiamo visto che mentre un europeo spende all'interno di queste boutique circa 230 euro, un extraeuropeo arriva a spendere 4 volte tanto, 850-900 euro, e i top spender non a caso sono di provenienza araba soprattutto ed orientale. Cresce dunque l'importanza dell'incoming tourism extraeuropeo per la vendita del made in Italy. Cina e India, ma anche Russia, sono i paesi dove il potere d'acquisto della classe media crescerà maggiormente da oggi al 2030. Per questo bisogna saper rispondere alle esigenze dei clienti. Dobbiamo comunque capire le differenze tra la nostra cultura e la cultura orientale. A noi piace distinguerci molto dalla massa, non andremo mai vestiti in modo uguale ad una festa, mentre non ci deve sorprendere se in boutique troviamo 4-5 orientali che chiedono esattamente lo stesso articolo nello stesso colore. Fondamentale anche il ruolo della tecnologia. Il momento del pagamento è importante perché un cinese, ad esempio, è abituato non a recarsi in cassa con il portafogli, bensì a recarsi in cassa con il cellulare. Oltre il 50% delle transazioni in Cina, soprattutto nelle shopping mall e nei flagship store dei nostri retailer, che sono quelli oggetto della nostra analisi, paga attraverso il cellulare, il proprio smartphone. Quindi ci dobbiamo attrezzare, perché il cinese che viene da noi in Italia o in generale in Europa non può pagare con il proprio smartphone. Per questo noi di Premier Tax Free stiamo anche cercando a modo nostro di agevolare, di facilitare l'accettazione del pagamento tramite il proprio cellulare da parte dei brand che lavorano con noi. Secondo i dati diffusi da Premier Tax Free, azienda leader a livello mondiale per i servizi di shopping tax free, il turismo internazionale rappresenta una risorsa fondamentale per il giro d'affari di moda e accessori di fascia alta, e le previsioni per il futuro sono positive.